una cosa che voglio tantissimo sottolineare di questo personaggio è proprio il coraggio che le dà l'amore. Avevo paura che non si rispettasse appieno l'essenza dell'opera shakespeariana, però penso che siamo riusciti a trovare un buon compromesso. Ciò che il mio cuore desidererebbe tanto sarebbe iniziare a lavorare e passare al cinema d'autore. Ciao, sono Giulia Fazzini, sono Beatrice in Shake e questa è la mia intervista per Fanpage. Ciao Giulia. Ciao. Mi ha colpito molto che in una serie ambientata in un liceo romano la maggior parte dei protagonisti non siano di Roma. Sì, a livello attoriale sì, effettivamente. Pensi sia un caso o una scelta voluta? Forse un caso. Sicuramente c'era bisogno di quella regionalità per la scelta e noi abbiamo cercato anche di essere più fedeli possibili a Roma, anche per tutti gli attori che non venivano effettivamente da questa città. Però è bello che ci sia anche un gruppo eterogeneo che vada a rappresentare questo gruppo di adolescenti. Credo sia stato più un caso che una scelta. Tu sei di Milano? Sono di Milano. E che rapporto hai con Milano e che rapporto hai instaurato invece con la città di Roma? A Milano chiaramente c'è un legame affettivo molto importante. La tua città rimane sempre la tua città, però io ho sempre avuto l'opportunità di girare molto, di viaggiare molto, per questo devo ringraziare la mia famiglia, sempre ciò nel quale abbiamo deciso di investire. E per cui mi è molto facile innamorarmi di altri posti che non siano casa mia. Devo dire che io mi innamoro in generale facilmente delle cose, delle persone, delle atmosfere. E Roma rispetto a Milano, anche artisticamente parlando, è molto più cruda, più vera, la si mastica meglio. Milano ha un bellissimo sguardo sul futuro, ha un bellissimo sguardo sull'internazionale che io apprezzo tanto perché mi ha insegnato molto a uscire dai confini, dai miei limiti, a cercare il diverso. Però Roma ti fa respirare l'Italia, ti fa respirare la tua natura e quindi avere entrambi gli influssi ne sono veramente molto grata. Nella serie c'è molto questa divisione tipica della fase adolescenziale, no? In gruppi magari molto diversi tra loro, magari anche antagonisti. È una cosa che hai vissuto nella tua adolescenza? Secondo te c'è ancora questa roba? Nel modo in cui è rappresentato in Shake, sì. È molto facile trasformarlo in un cliché delle varie cricche di ragazzini che magari sono anche contrassegnati un po' all'High School Musical, no? Il gruppo, non so, dei bulli, il gruppo dei secchioni. Queste sono cose che forse passando alla fase delle superiori si perde un pochino. C'è ancora un po' nelle fasi delle scuole medie, io mi ricordo quando ero alle scuole medie che era tantissimo così, ma lì è perché stai scoprendo così tanto te stesso, sei così né carne né pesce che in qualche modo avere addosso un'etichetta e avere poi il potere di darla a qualcun altro è qualcosa che ti consola e ti fa sentire un pochino più a tuo agio. Beatrice è un po' la ragazza più popolare del liceo, quindi è chiaro da che parte sta. Una cosa che voglio tantissimo sottolineare di questo personaggio è proprio il coraggio che le dà l'amore per ciò che sente essere la sua assenza. E in particolare Thomas, quindi l'Otello, in una diversità di natura così pare evidente, in realtà va a combaciare con la sua essenza, le sente veramente rispecchiata in questo ragazzo e questo sentimento di sentire che finalmente nel mondo c'è qualcuno che la rispecchia e che la può completare le dà la forza alla fine di rinunciare a quello che aveva conosciuto fino a quel punto, quindi il suo gruppo di amici, le sue sicurezze, sfida anche un pochino il sistema. All'inizio però parte da un rapporto, quello con Leonardo, che sembra, diciamo, sin da subito destinato a non durare. Come avete lavorato tu e Damiano Gavino all'alchimia di questo rapporto? Ciò che volevamo esprimere tanto era il senso di solitudine che ti dà un rapporto che abbiamo scelto più per una serie di circostanze esterne a noi che per veramente una scelta intima, cosciente. C'era per il personaggio di Leonardo che cerca di arpionare questa ragazza che sente sfuggirlo in continuazione perché va quasi a confermare il suo status e c'è per Beatrice che si sente assolutamente non compresa. Quindi noi volevamo sempre nei nostri dialoghi far percepire quel vuoto che si parla ma non si comunica effettivamente. Quando ti sei approcciata per la prima volta alla sceneggiatura, hai avuto mai timore che potesse non essere compresa in un'era in cui domina la velocità, no? I video su TikTok? Assolutamente sì, a livello di timori, non tanto sul fatto che potesse non venire compresa, perché già dalla prima stesura avevo visto il linguaggio giusto anche a livello di fiction, anche a livello di televisione per poter comunicare con la velocità di cui parlavi al pubblico. Avevo paura che non si rispettasse appieno l'essenza dell'opera shakespeariana di cui io sono una fan assoluta, lo sto dicendo a tutti in questi giorni, se riesco a parlare di Shakespeare sono contentissima e quindi avevo paura che si andasse un pochino a perdere quella magia trasponendo un'opera del genere in un prodotto
digitale, non era la prima volta che si faceva, però penso che siamo riusciti a trovare un buon compromesso. Quanto c'è di te in Desdemona? C'è sicuramente di simile il desiderio di autenticità, di cui parlavo prima, quello ce l'ho tanto anch'io, e anche il coraggio di cui parlavo prima per amore. Tendenzialmente quando provo sentimenti forti per le persone non mi interessa veramente d'altro. Tu sei partita da un'altra serie per RaiPlay, Marta ed Eva, più propriamente una serie teen, poi Shake, che possiamo considerare una young adult se vogliamo dargli un'etichetta. Sì. In qualche modo cresci insieme ai tuoi personaggi. Con i miei progetti, sì. Quale immagini che possa essere il prossimo step di crescita o quello che desideri per te stessa, no? In questa crescita umana e professionale allo stesso tempo? Ciò che il mio cuore desidererebbe tanto sarebbe iniziare a lavorare e passare al cinema d'autore. Non voglio parlare in realtà per la totalità degli attori, perché magari alcuni non condividerebbero, però sotto sotto è il sogno di tanti. È un ambiente artistico che stimola veramente molto e dal quale traggo tanto. Quindi quello sarebbe l'obiettivo.